Allora, siamo felicissimi di accogliere qua il ministro Fazio, il ministro della Salute, se si vuole accomodare. Ministro, abbiamo parlato di tante cose, ministro, è stata una mattinata veramente interessante. Benvenuto, benvenuto. Volevo solo leggere, approfittando dell'arrivo del ministro, il messaggio del Presidente della Camera che ci è pervenuto in questo momento da Gianfranco Fini, che prima di dare poi la parola al Ministro. Desidero rivolgere il mio cordiale saluto a lei, gentile Presidente, ovviamente rivolgendosi a Dottor Dompé e a tutti i partecipanti al convegno Figli di un male minore, promosso dalla Fondazione, che si svolgerà a Roma il 25 febbraio 2010 in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Ciò costituisce un segnale significativo di una maggiore consapevolezza della rilevanza sociale e sanitaria del fenomeno delle malattie rare, che richiama tutti, istituzioni, associazioni, imprese, studiosi e soprattutto cittadini, alla necessità di rivolgere un'attenzione sempre più ampia ed approfondita a questa tematica, sostenendo la ricerca scientifica, promuovendo la prevenzione e creando reti di informazioni e di solidarietà a favore dei malati e delle loro famiglie. La vostra fondazione, attraverso questa nuova edizione del convegno, dimostra di portare avanti con costanza l'impegno volto a far comprendere l'importanza di sostenere con continuità nuove ed efficaci terapie per curare tali patologie, nella consapevolezza che è necessario non lasciare mai soli coloro che ne sono affetti e che tutta la società deve farsi carico in modo responsabile delle molte difficoltà che essi si trovano ad affrontare. A lei, gentile Presidente, rivolgo il mio sentito apprezzamento per questa lodevole iniziativa e a tutti gli intervenuti esprimo un fervido auspicio per il pieno successo dell'evento. Gianfranco Fini, grazie.